Sì, ha dimostrato di essere una squadra comunque molto forte. Noi nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore di misura tecnico di troppo, quindi non siamo riusciti poi a uscire come volevamo e quindi la Triestina è stata sempre un po' più incalzante. Questa è una cosa che abbiamo sistemato. Nel secondo tempo siamo venuti fuori un po' meglio. E abbiamo trovato il gol, dovevamo stringere un po' i denti in quel momento lì, perché nel secondo tempo in effetti non è stata così pericolosa come il primo. Poi abbiamo subito il forcing finale e dove ha trovato il gol, però insomma diciamo che nel complesso è una Feralpi che comunque ha lottato, che è quello che mi interessava di me. Testa la classifica, adesso cercheremo di riordinare un po' di idee e ricaricarci a livello energetico e poi fare vedere quello che succederà. Anche perché abbiamo la squalifica di Carraro, quindi dobbiamo avere delle idee. Sì, è stata una partita abbastanza complicata, ma per tutte e due le squadre. E abbiamo avuto nel finale l'occasione di vincerla, ma dopo aver subito il pareggio rischiavamo anche di perderla. Siamo riusciti a battagliare su tutti i palloni. E adesso dobbiamo resettare questa partita e pensare subito a mercoledì, dove ci attende un altro test molto importante. Sapevamo di incontrare una squadra forte con un pacchetto di attaccanti di altissima fascia e sapevamo di venire qui e nessuno ci avrebbe spianato il tappeto rosso, quindi una partita di sofferenza. Peccato per non aver portato a termine la partita sull'1-0, perché all'ottantesimo vai in vantaggio e c'è un po' di rammarico per non aver ottenuto i 3 punti. Ora le partite sono ravvicinate, bisogna recuperare, non bisogna cullarsi perché c'è un altro impegno difficile contro la prima della classe e quindi andiamo lì a fare un'altra partita.